Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo oggi con un unboxing di un prodotto. Come avete visto, ho già fatto la recensione delle S2, che erano le cuffie a conduzione ossea. Se ve lo siete persi, lo trovate qua sopra. Oggi invece andiamo a vedere un altro modello di cuffie uscito da pochissimo. Vediamo come si comportano, come l'altra volta in bici, se ve le consiglio, come funzionano e tutto quello che c'è da sapere su queste cuffie. Smembrato il pacchetto, come sempre. Ecco le cuffie. Questa è la confezione, queste sono le Bamboo Slide 2. Eccolo qua. Ok, il case si presenta così. Togliamo la pellicolina, come direbbe Yakidale, momento catartico. Queste sono le famose Bamboo Slide 2. Io sono un appassionato di cuffie, o meglio, mi piace ascoltare musica e podcast in bici, come avevo detto nell'altro video. Quindi sarà interessante vedere se queste possono essere una buona alternativa alle AirPods Pro che utilizzo quotidianamente in bici. Per qualsiasi curiosità tecnica e molto specifica, vi consiglio di guardare le caratteristiche sul sito oppure di andare a cercare altri video di altri youtuber che vanno più nel dettaglio e sono più infognati di me con l'elettronica. Io mi concentrerò più sull'aspetto pratico, quindi andremo a provarle in bici perché sono curioso di capire come funzionano e se possono essere un prodotto utile per voi. Come sempre vi dico giusto qualche nozione tecnica. È interessante secondo me sapere, c'è un LED qua che è una figata, che si illumina quando il case è sotto carica. A proposito, il case è capace di ricaricare fino a 3 volte le cuffie e hanno una batteria che dura circa 4 ore e mezza, quindi direi buona anche per chi fa uscite molto lunghe in bici come me e gli piace ascoltare molta musica e molti podcast. Troverete ovviamente il link in descrizione da cui acquistare, quindi se siete interessati andate a farvi un giro sul sito e valutate l'acquisto. Costano 70-80 euro circa e vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenere anche video come questo in futuro e come le sfide in salita, le lezioni di guida in mountain bike che ho fatto con Greg, perché continueranno con altri episodi. Ho letto che comunque hanno un brevetto per la sudorazione, quindi anche chi fa sport e suda molto può utilizzarle senza nessun problema. Inoltre nella confezione ci sono ben 5 gommini auricolari, quindi si possono provare più misure senza avere paura che le cuffie possano scappare. C'è un'app dedicata da cui si può gestire tutto, tutte le funzionalità di queste cuffie, in particolare utile secondo me la cancellazione del rumore e la cancellazione del vento soprattutto. E infine hanno ovviamente una ricarica USB-C qua sotto, ma si ricaricano anche tramite wireless. Adesso ci vediamo in bici, in una location speciale. Vediamo chi di voi nei commenti indovina dove mi trovo. Andiamo a vedere come si comportano connettendo al mio iPhone e soprattutto come si comporta questo paio di cuffie in un'uscita in mountain bike e anche quando ad esempio ricevo chiamate. Ve lo farò sapere tra pochissimo. Allora ragazzi, primo test. Non siamo ancora nella località segreta, ma siamo a Torino. Però non ho voluto aspettare per testarle, quindi intanto ho voluto fare un test oggi. Questo è l'audio che sentite direttamente dalle cuffie. Giudicate voi come suona l'uscita, anche se appunto non sono fatte per registrare, ma per ascoltare musica. Se siamo fortunati, becchiamo anche un po' di acqua, così le proviamo sotto al diluvio. Sperate per me che non piova. Siamo su un'isola, questo penso che si sia capito. Ho avuto modo in questi giorni di provare queste cuffie in bici, le ho provate appunto in viaggio in nave, quindi con un rumore molto forte di sottofondo, con dei bambini che giocavano, che urlavano e via dicendo. Ho provato a mettere la cancellazione del rumore in modo da sentire la differenza, mi sono goduto un bel film sfruttando appunto le potenzialità di queste cuffie. Adesso siamo su quest'isola, sono uscito in bici con Yuri sia ieri che oggi, ho avuto modo di sperimentare un pochino i benefici e la qualità di queste cuffie. Devo dire che mi hanno stupito per alcune cose, mentre per altre sono un po' scettico, nel senso che le ho trovate ottime dal punto di vista della cancellazione del rumore e dell'audio, del suono. I bassi si sentono benissimo, ci si isola perfettamente da tutti quelli che sono i rumori esterni e questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta invece molto meno la gestione dei pulsanti, quindi un click si ferma la canzone, 2 click si va avanti, 1 click si risponde. Ottimo, però molto sensibile, quindi a volte basta sfiorare e si butta giù ad esempio la chiamata o si cambia canzone, si stoppa la canzone senza volerlo fare. Quindi un po' troppo sensibile quello. Anche la connessione all'app è piuttosto semplice. Ho provato anche la cancellazione del vento, ho trovato però pochi benefici in questa funzionalità che potrà essere sicuramente migliorata. E un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è
l'audio durante le chiamate. Se si è fermi, come sono in questo momento io, ho appena chiamato Claudia, si sente benissimo. Anche la voce in uscita mi ha detto che è ottima. Gli audio li registra benissimo anche su WhatsApp. Se, come sentite, l'audio è veramente perfetto, direi meglio delle AirPods addirittura. Però nelle chiamate, se siete in bici, state pedalando, come può succedere spesso, non è il massimo, non isolano bene la voce in uscita. Un po' un punto a sfavore, ma in realtà ci ho pensato è quante volte parli continuando a pedalare. Almeno io mi fermo quasi sempre a bordo strada. Quindi spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate delle cuffie, se pensate di acquistarle. Vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale, arriveranno dei contenuti fighissimi da quest'isola. E vediamo se qualcuno di voi ha indovinato dove mi trovo, ma sicuramente sarete in tantissimi. Ci vediamo quindi nel prossimo video. Ciao ragazzi!